Buongiorno, siamo al terzo giorno per il restauro del mio Suzuki. Oggi qui ci abbiamo gli altri due che spattaccano con questo super quad da competizione. Siete pronti e carichi? Io sì. Lei è pronto? Dai, ci proviamo. Cosa andiamo a smontare oggi? Andiamo a smontare noi oggi le valvole di scarico, adesso non completamente, giusto in modo parziale per portarlo alla lucidatura. Andremo a ripulire il piano, poi dopo vediamo. Adesso andiamo a togliere tutto quanto, l'abbiamo già montato, siamo già pronti. E da sto lato abbiamo fatto. Adesso andiamo a smontare la parte opposta. Ecco qua, qui c'è la guarnizione, attenzione. Dobbiamo fare lo stesso identico lavoro. Mi raccomando, suddivideteli, non mischiateli. Dopo noi andremo a scriverlo, destra e sinistra. E qua, il smontaggio parziale è pronto. Questo che fa un bordello della Madonna. È anche nuovo. Guarda stasera. Ok. Ecco, la mia problematica, il mio primo problema è stato che si era allentata questa vite qua. Ah, ok. Quindi era caduta dentro e lui praticamente non riusciva a lavorare in coppia. Allora, ragazzi, oggi diamo una bella pulita al telaio. Ho fatto per bene, interamente, anni e anni di incrostazioni varie. Non c'è rimasto più niente, come vedete, giusto la ruota, ma la ruota l'avevo già cambiata. E adesso andiamo a togliere il manubrio per arrivare al canotto di sterzo, perché chi ce l'aveva prima l'aveva stretta troppo e quindi diciamo che andava un po' a scatti. Adesso andiamo a smontarlo, anche perché secondo me non ci sarà grasso, e quindi ne andiamo tutto bello a ingrassare e poi andiamo a richiudere. Fai basta di cazzedi. Allora no, togli prima, metti qua. Dio, guardate qui che roba. Ecco perché avevo un po' di vibrazioni nelle mani. Le avrò anche dopo, però secondo me fra un paio di manopole morbide e quelli nuovi. Quella è una cazzata. Senti quando cambia rumore. Madonna, che la stretta, eh? Quella è una regolazione bassa. No, qui ci vuole il grasso. C'è tutto da ingrassare. Non tanto seduto così, seduto. È giusto. Dai, non è neanche... Non è ruggine, questo è grasso. Sì, non è neanche malaccio. Dai. Pensavo peggio. Mentiamo colonnato. Io lì vedo un grasso mischiato alla ruggine. Sono quelli... Oh, ti ho fatto il dito nero. No, guarda. Quello è grasso e mischiato a ruggine. Guarda qua dentro. Sì, che... ma non è, è normale che lo faccia. Dai, ci siamo, pensavo peggio. Possiamo... Questa è cioccolata, è bianca. Quando si fa col grasso, si fa così. No! Ragazzi, stiamo togliendo residui. Di grasso. Guarda, consiglio. Lei no. Butta la carta dentro. È per voi. Bravo. Buona vedi, ti faccio vedere il risultato. Io, fa vedere? Adò, è nuovo. Metti. Dai, che un paio di volte non fa mai male. Esatto. Vedi, lo dice lui, non lo dico io. Su quello è molto meticoloso lui, Voi dovete sapere che Alex, quando era bambino, che io mi stavo preoccupando di questa cosa, con la bicicletta, quando andavamo al parco e gli si stacchiava una foglia sopra la gomma, si fermava a togliere la foglia. Ah. Cioè lui puliva la gomma, hai capito, al parco. Alex, quindi ogni volta che sporchi la moto ti fermi? No, adesso non è più, fortunatamente, così l'ha persa sta cosa. Ma all'inizio va mi stavo... Va bene o va male? Mi stavo preoccupando, le cose vanno usate bene e poi dopo si puliscono. Bravo Alex. Guarda, hai fatto mettere il grasso sempre. Guarda, faccio vedere. Aspetta. Sì, questi erano nuovi. I rulli non rischi che si cose, no? No, non rischi. Ma questi no. Ma quella volta per fare il leverage alla mia, su 10 cuscinetti a rulli, in 5 erano partiti tutti i rullini, a rimetterli. Allora, se lo metti te il grasso, questa bella fascetta di plastica rotta, devi spargere il grasso solo qui e un po' dentro, principalmente qua, che dopo quando va giù se lo spinge lui. Allora lo metti da giù e tiri un po' su. Bravo, spalmi tutto.
un po' di più. Puoi fare anche con le ditina, dopo ti faccio pulire. Usa le dita, sì, fatti sporcare le dita e poi vai, vai. Le fai così, guarda. Faccio già così. Bra, esatto. Vai, ti do una mano. E poi impasti tutto, bello. Sì. Ok, bravo. Sotto, vai. Ora lo facciamo anche sotto. Aspetta che ne prendiamo un altro po'. Sotto ce n'è poco. Ingrassiamo. Cucina. È arrivato a fondo corsa, hai sentito? No, 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 pa, pa, pa. Ragazzi, io e Lali stiamo pulendo tutto, todo. E stiamo pulendo tutto col pennellino, pezzo per pezzo. Abbiamo lucidato tutto, pulito, 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 tutto il telaio. Brava Ali, sei una brava donina dalle pulizie ottime. Sì, sì. L'unica cosa che pulisco. E da qualche parte bisogna iniziare. No, no. Niente, abbiamo pulito tutto, abbiamo ringrassato il canotto di sterzo, adesso ci rimane soltanto di fare la lista dei pezzi da comprare. E con questo materiale qui, che non vi stiamo a dire che cos'è e a cosa serve, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a un'altra puntata di queste. Ciao! Ciao ragazzi!